Buongiorno, sono Mauro Vaiani, il presidente di Comitato Libertà Toscana. Sono davanti alla RAI, abbiamo dovuto cancellare per via di un grande temporale il nostro piccolo sit-in che era stato promosso da Fabrizio Valleri di Libera Firenze. Il motivo per cui Libera Firenze e tutti gli amici del CLT in Toscana e la Costituente Libera Toscana e anche i nostri amici della lista civica Patto per la Toscana che stiamo provando a costruire. I motivi per cui faremo delle pressioni semplici e amichevoli su tutti i servizi pubblici dell'informazione toscana è sicuramente quello di avere più spazio. Voi sapete che noi abbiamo dei temi che sono stati trascurati. E voi sapete che noi ci siamo occupati a Firenze di questi treni tram che sventrano la città, gestiti dai francesi. Un investimento che rischia di mandare in bancarotta il comune, tra l'altro, perché sono treni tram pensati per servire un turismo di massa che ovviamente non poteva essere prima della quarantena e tantomeno lo potrebbe essere oggi il futuro di Firenze. Sapete che siamo fortemente critici nei confronti di tante altre cose, il buco Foster, il nuovo aeroporto di Firenze che non vogliamo perché è una follia, il nuovo stadio che non vogliamo perché non vogliamo più cementificazione e non vogliamo che sia abbandonato il Franchi e non vogliamo che a Firenze sia abbandonato il campo di Marte. Perché è un grande quadrante pieno di risorse sociali per lo sport di massa, dilettantistico e professionistico, e noi non vogliamo che questo grande quadrante del Franchi e tutto ciò che lo circonda sia abbandonato. Ma non è solo per questi temi che ovviamente sono un po' controcorrente e quindi vengono trascurati. Noi alziamo la bandiera biancorossa della Toscana anche per chiedere una riflessione su come ci si avvicina alle prime elezioni dopo la quarantena. Non si può pensare, e questo non lo diciamo solo in Toscana, ma insieme ai nostri amici civici, ambientalisti, autonomisti di tutta Italia, attraverso la rete Autonomia Ambiente e tutte le altre organizzazioni politiche con cui dialoghiamo quotidianamente per cercare di fare rete, noi non possiamo pensare di andare a votare senza aprire grandi canali, grandi spazi di discussione e di informazione, di controinformazione. Non chiediamo minuti, non chiediamo piccoli spazi, chiediamo ore. Devono essere messe a disposizione in rete per tutti i cittadini ore di informazione per andare a votare per 7 regioni, per 1.000 comuni e per un importante referendum costituzionale che propone di ridurre drasticamente il numero dei parlamentari eletti in questa Repubblica. Quindi grazie, vi daremo informazioni quando rifaremo il sit-in la prossima settimana orientativamente e restiamo collegati. Grazie, un abbraccio a tutti.